Ciao a tutti gli amici di RadioDelCavo.it, continuiamo, anzi riprendiamo il viaggio all'interno del Capo di Lega, prima categoria. Oggi sono veramente emozionato, non ero così emozionato neanche quando ho intervistato Daniele Monculo, perché oggi abbiamo il bomber per eccellenza, abbiamo Osvaldo Chiffi. Ciao Buonasera, Osvaldo, come ciao, stai? ciao, bene, bene, tutto bene. Allora Osvaldo, prima di farci una propria chiacchierata sulla tua esperienza al Capo di Lega, vediamo com'è andata la partita di domenica scorsa con il San Piero Vernotico e vittoria del Capo di Lega 5-1 con tua tripletta. Allora, domanda subito a sangue freddo: com'è sangue freddo è stato il gol che avete preso, dato che venivate da un po' di partite sfortunate, per tanti Sì. motivi il momento non era buono. Cosa hai pensato quando siete andati Guarda, sotto? sinceramente subito dopo il gol non ci credevo, è stata una doccia fredda proprio. E sinceramente ho cominciato a caricare la squadra, però sapendo che abbiamo preso un gol, capito, in un momento sbagliatissimo, che poteva condannare la partita. Non è stato così perché comunque siamo stati bravi, abbiamo continuato ad attaccare, abbiamo trovato il gol, tra virgolette, aiutato Dalla fortuna, dalla però fortuna, almeno ogni sì, tanto il ci vuole. difensore ha sbagliato il retropassaggio, la palla è andata in gol. Dopo comunque ci abbiamo creduto ancora di più, abbiamo cominciato ad attaccare, Federico ha fatto un grande lancio, bella palla verticale. Io ho visto il portiere fuori dai pali, ho cercato il pallonetto ed è andata bene. Vabbè, il 4-1 pure è stato un colpo fortunoso, poi sul 5-1 si è andato in scioltezza. Gli Sì. occhi dei compagni erano impauriti comunque dopo sempre il primo gol, o c'era comunque la voglia proprio Guarda, no, di alcune reagire. volte ho visto paura nei miei compagni in altre partite, però sinceramente guardando negli occhi dopo il gol preso ho visto carico, ho visto forza anche dei più È più giovani giovane come Rakele, Alberto Pistolante, anche Simone Rizzo forse. Che si è che ripreso si è ripreso, sì, si è comunque. ripreso, sì, ha fatto il suo comunque. Dopo la squalifica che sono avvenuta Sì. dopo Aradeo, ti sei sentito carico di responsabilità anche un po' per l'esperienza, Sì. nonostante sei arrivato da poco? Sì, mi sono sentito una responsabilità sopra importante. A livello anche tattico, ti consiglio anche proprio solamente di grinta. No, ma entrambe le cose, esperimento mi grinta, perché comunque la squadra, ripeto, è molto giovane, anche se c'è qualcuno più grande di me, però sono tra i più grandi, tra virgolette. Senti, come sei arrivato a Capo di Lega? Come c'hai i contatti? Chi ti ha chiamato? Se c'è stato Guarda, qualche giocatore che magari ti ha sì. convinto a Sì, guarda, Rocco venire? mi ha convinto ancora di più, sempre Rocco do Rocco Flor, Flores, sì. dopo la chiamata del presidente. Il presidente mi ha chiamato, io sono stato molto onorato dalla chiamata del presidente perché comunque è una società importante, con delle grandi ambizioni, che cura molto il settore giovanile, questa è una cosa che a me piace moltissimo, perché mi piace vedere i giovani che giocano bene a E che hanno pallone voglia di e che hanno crescere voglia di crescere, sì, soprattutto. sicuramente. Dopo la chiamata del presidente, io la prima cosa che ho fatto è parlare con Rocco, perché con Rocco ho un rapporto di cioè, infanzia, conosciamo da una vita. È Tu sei del 93,93. Rocco 94, sì. E Rocco comunque mi ha convinto definitivamente a. Sinceramente già stavo sulla strada giusta che volevo venire qua, perché comunque già da anni avevo l'intenzione di venire a giocare Vedevi qua. anche da fuori che Sì, l'ambiente l'ambiente era era bello, sì, poi bello. ripeto, fuori dal campo siamo tutti amici e questa è una cosa che fa gruppo e fa molto bene. Ok, tu l'anno scorso stavi a Tricase, hai disputato anche un buon campionato. Ti Sì. dico, le differenze che tu avrai tra un campionato di promozione e un campionato di prima categoria. Sì, guarda, le differenze, il campionato di promozione è un campionato comunque che cioè si lavora molto tatticamente anche, invece in prima categoria un po' di meno, si basa tutto Sull'atletica forse. sull'atletica, sulla forza e il fattore campo in prima categoria secondo me fa l'80% delle partite, cioè quando vai a giocare in quei campi Non l'avrei mai comunque. detto, pensavo forse in promozione che No, c'era promozione più. sinceramente secondo me è di meno, in prima categoria invece i campi, il fattore campo fa tanto tanto tanto. Senti, col mister Zappatore? Mister Zappatore per me è una persona di fuori dal campo, Innanzitutto lo conoscevi prima, lo no, l'ho conoscevi conosciuto quando sono venuto qua la prima volta, sì. consecutiva. Al di fuori dal campo è una persona bravissima, sinceramente, umile, rispettosa. Dentro al campo mi piace come allenatore, è un allenatore che parla poco. Però quando parla dice cose giuste e importanti da Ok, quindi non è uno far che magari si capire. sbraita per No, 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 tutta però quello che la partita, però insomma dice.
è incisivo nelle poche volte. Senti Osvaldo, tu l'anno scorso, senza saperlo, hai commentato con me qualche partita in diretta perché stavi di fianco, non lo sapevi, vabbè. Senti, fra le differenze, cioè, quando vedevi quella squadra l'anno scorso con quella che ti hai trovato quest'anno, era più o meno quello che ti aspettavi, o comunque quella di quest'anno la trovi magari forse più forte? Sì, quest'anno la trovo più forte comunque perché sono state raggiunte di vari elementi, no? La squadra già era buona perché comunque era... c'era una bella base. Sì, c'era una bella base, almeno il reparto. Bene o male mancava in avanti, comunque c'è stato qualche rinforzo, sono arrivato io, ero Daniele, Silvio, Giullo. Okay. Quindi più o meno era quello, no? Sì. Anzi, comunque le aspettative sono state migliori rispetto a quello. Sì, sicuramente, sì. Vabbè, poi quando stavi con me c'era Andrea Biasco in difesa, quindi... Salutiamo Andrea Biasco, che è da tanto che manca, Biasco, che... Eh. E lo aspettiamo, ti aspettiamo Andrea, questa difesa aspetta a te. Vabbè, l'ultima domanda, progetti futuri, come tu lo scorso giochi come Zao, sì. In prima categoria, è il classico passo indietro per fare più in avanti? Guarda, sarebbe la cosa di me. Domanda giornalistica proprio. Sarebbe una grande cosa questa, il mio obiettivo non è proprio questo, sono venuto a giocare al capo di lega, anche abbassandomi di categoria, perché comunque penso che ormai, non dico che mi sono tirato indietro ormai, però penso che il pallone comunque sia divertimento. Ok. Non è più un lavoro come poteva essere pure un anno, due, tre anni fa. Sto diventare un divertimento perché comunque gli anni passano, alla fine mancherebbero, non è che mi tiro indietro e dico è finita, però... No, però ecco, pensi che hai scelto il Capoleo perché pensi di avere anche una vetrina? Sicuramente, ma a maggior ragione, perché comunque Capoleo, ripeto, è una società molto visionata anche per le conoscenze, specialmente per le conoscenze del presidente, che ha fatto veramente in questi anni un gran lavoro. L'hai fatto sensato comunque? Sì, sicuramente, perché ripeto, avevo altre offerte da prime categorie, però comunque... Vabbè, cioè in prima categoria comunque forse sicuramente la squadra migliora almeno come società. Senti, mi ho dimenticato di dirti una cosa a proposito del mister Zappatore. Sì. Ti trovi meglio con giocare con tu in mezzo con due ali, un attaccante di fianco e il trequartista? Come ti trovi meglio? Guarda, mi trovo meglio a giocare a due punte. Con Daniele mi trovo molto bene perché comunque ci alterniamo. Ogni tanto fa la prima punta lui, ogni tanto faccio io, ogni tanto faccio la seconda. Ogni tanto la fa lui, perché a me piace anche non stare avanti come prima punta, ricevere la palla e cercare la sponda, ma anche dipendere da tirare il porto. Per questo con Daniele mi trovo molto bene. Cioè, tre punte già devi fare lavoro sporco, no? Ti trovi da solo, devi combattere con la difesa, comunque... Beh, forse in questo campionato ti sei anche trovato in questa... Sì, ad esempio a Minervino, no? È stata una partita che sono in avanti, ho dovuto lottare veramente con tutta la difesa. Ed è una cosa che a me non piace sinceramente tanto. Vabbè, per l'attaccante, però sì. Purtroppo. Va bene, ho risolvito le domande, non sono segnato più neanche col mister, faccio queste cose per te, guarda. Però secondo te ne hanno 6 e 2 in Coppa Italia. 6 e 2 in Coppa Italia, purtroppo. Purtroppo è andata male, sì. È andata male, vabbè, poi ne parliamo col mister perché se ne va un po'. Evitiamo. Evitiamo. Va bene, e l'ultimo obiettivo, sì. Ecco. Adesso c'è il mister del campionato, il capitano sarebbe salvo, quindi obiettivo raggiunto. Però una volta rientrati anche qualche titolare, diciamo, anche se poi chi l'ha sostituito si è comportato sì, sicuramente. Però ecco, secondo te dove può arrivare? Cioè, guarda, si può pensare davvero ai playoff? È meglio non parlare, per me è meglio non, per le mie è meglio. Comunque sì, siamo a 3-4 punti dei playoff, ma siamo a un punto dei punti dei playout. Sì. E guardare dietro viene prima di guardare avanti. Cioè prima guardiamo dietro e vediamo che siamo veramente vicini ai playout. Okay. Poi quando arriva esempio aprile, marzo, là si comincia a fare. Allora fai una promessa adesso, se a marzo ci si rende conto che i playout sono lontani, che sono più vicini ai playoff, voi lotterete per andare ai playoff. Sicuramente, e non vi cullerete. Ecco. Sicuramente, sì. Promesso. Ok, ciao a tutti, grazie Osvaldo. Ciao, buonasera. Grazie Osvaldo. E ci sentiamo alla prossima. Ciao.